Grazie eccellenza. Probabilmente una di queste attività è la Lingotto SRL. Lingotto SRL di cui lei fino al 2009, dal 2009 era l'amministratore unico dagli atti del Tribunale. Lingotto SRL che ha fra i soci il signor Belli Sergio e il signor Brandolini Ivano, noti ai più per essere stati condannati nel 2009 per riciclaggio e per favoreggiamento alla prostituzione col caso Birichina. Bene, allora, se i controlli sono fatti ex ante, ex post, mi dovrei spiegare, segretario Alvini, perché lei al 2009 era amministratore unico e ha ceduto le quote della Lingotto SRL il 30 maggio del 2012. Allora, qui c'è qualcosa che evidentemente non va. Io non voglio fare i processi, non è la mia intenzione, però è evidente che questo tipo di attività e questo tipo di modo di fare, quindi essere amministratore unico per poi cedere quando i due soci a cui ha ceduto le quote hanno patteggiato, erano stati condannati uno a due anni e l'altro per un anno, mi sembra sei mesi, bisogna capire dove vogliamo andare. Se i controlli sono fatti a tutti, se i controlli sono fatti a livello nominativo e se i controlli soprattutto vengono fatti perché, segretario, ci conosciamo, a me dispiace questa cosa perché insomma la ritengo anche una brava persona, però i dati in questo caso sulla Lingotto SRL parlano chiaro. Io non vorrei che si creasse veramente un precedente, anche se il precedente si è creato, e non vorrei neanche dover... Signore, scusi, ha già parlato due minuti, oltre dieci minuti. Perfetto. Per la conclusione molto, molto brevemente. Assolutamente. Grazie eccellenza, non uso più il tempo. Io credo che questa cosa debba essere trasformata assolutamente in mozione e vedere come va a finire. Grazie.